Questa è la cascata. Questo sembra proprio un luogo, infatti c'è anche il viaggio veloce, sembra proprio bosco o qualcosa. Se vediamo qua. I see a village over there. The people working in it look Danon. Look at these fields and all this livestock. Am I crazy for thinking these people seem to have it pretty easy? What the hell is going on here? Magari questo lord qua è buono, è illuminato. È un dittatore illuminato. So, guarda qua. Nemmeno ci possiamo parlare, però. Tieni. E questa appunto è la scena che abbiamo già visto, no? Il passaggio veloce. Vediamo, ranch di farina. Ok, non... è solo per curiosità. A questo punto, sì, potevamo farlo in effetti anche prima. Siamo... anche qua. Giusto, entriamo dentro e vediamo il nome. Una strada di montagna. No, c'è un salvataggio, no? Questa zona così aperta non mi convince molto. Alfenaro al 20. Qua sento... dov'è ste gufo? Ma mi ricordo un po' Xenoblade Chronicles 2, la parte iniziale. È proprio una zona chiusa. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Doesn't even connect to this Pomodori. Let's quit wandering around and get back to work. Dai. Out of our way. Here I come. Megasonic thrust. Sì. Sì, è così. Allora, facendo così praticamente siamo, abbiamo fatto la schivata, ma ci siamo presi i danni, per cui... The true power of the blazing sword. It's only Oh, mi avete salvato, grazie. Quando quei zigoli hanno iniziato a inseguirmi, ho temuto il peggio. Pomodoro. Verdura estremamente succosa, i nostri non tanto, è più acqua che altro, da sapore aspro. Aspro? Un pomodoro maturo è ricco di sostanze nutrienti e adatto a qualunque dieta. In realtà ci sono delle... non è tutto... ci sono dei problemi col pomodoro, adesso non mi ricordo... eccolo qua. È carino che abbiano voci diverse. All'inizio mi lasciava un po' perplesso, ma in realtà sono voci diverse. Niente, c'è anche lo zero. Cioè quando arriva in fondo è zero. Spese di aiuto e come dire di coinvolgere di più nel fare il farm, però se fai meno il fammelo fare direttamente prima. Se devo essere onesto, mentre torniamo là, e vediamo qua
Finalmente un po'. No, I think Hurl senses something. I think there's someone in trouble here. I maialini, ma grossi, grandi, giganti. C'è anche quelli piccoli. Questo sta dormendo? Signore, tutto bene? Se andasse tutto bene non sarei sdraiato qui, non ti pare? Ah, che ne so, magari vuoi un po' di frescura sulla pietra. In effetti, in ogni caso non posso muovermi da qui. Forse è un segno del destino. Scusa ragazzo, ti spiacerebbe aiutare questo povero vecchio? Se no, ottimo, però nemmeno stamattina mi hanno chiamato per la PlayStation 5. Certo, che cosa dovrei fare? Ti chiederei di accompagnarmi a casa se non è troppo disturbo. Magari se prima ti alzi, non serve male. Tutto qui, nessun problema. Stavamo giusto andando a... No, no, non da quella parte. Ma io abito in una direzione opposta rispetto alla città. Davvero? Oh, d'accordo, ormai siamo arrivati fin qui. Un piccolo fuori programma non sarà un problema. Ma perché parli sempre a te? Cosa vuoi? Sei il capogruppo. È bello sapere che esistono ancora persone di buon cuore in questi tempi difficili. Vedo un grande futuro davanti a te, ragazzi. Chissà. Sono così speciale, cerco solo di fare del mio meglio. Ma quasi dimenticavo, ho un dolore atroce alla schiena. Potresti portarmi in spalla? Ma guarda te. Non poteva essere sdraiato dalla parte giusta, no? Con la faccia, con la guancia in terra. Ci arriviamo direttamente? Ok. Uff. Come, sei già stanco? Mi aspettavo di meglio da te. Tu dici, allora forse non hai questo grande futuro davanti a te. Devo ringraziarti, ragazzo. Senza di te sarei finito senza dubbio tra le zane di qualche zigolo. Nessun problema. Certo, sei più pesante di quanto sembri. Ma cosa vuoi che pesi? 40 kg, pelle e ossa? Cosa accidenti mangi, vegliardo? Ah, ottima domanda. Mi chiamo Bogdel e gestisco questo ranch. Ah, siamo arrivati al ranch. Ranch che abbiamo visto prima. È dura tirare avanti, ma almeno non ho problemi a riempirmi lo stomaco. Oh, in che senso è dura? C'è da riempirti lo stomaco? Perché fatica molto? Perché vivi in un posto del genere? Tecnicamente lavoro agli ordini dei renani, un branco di incapaci che da soli non sanno combinare un bel niente. Detto questo, siamo io e i miei colleghi a produrre cibo per tutti, sia danane che renane. Solo loro. Comunque, meriti una ricompensa per avermi riportato qui tutto intero. Non ce n'è bisogno, su serio, ma cosa dici? Accetta. Oh, niente storia, devo solo capire cosa regalarti. Qui non ho molto. Ah, ho trovato. Adesso non ci dà... tre patate. D'ora in poi tu e i tuoi amici potrete usare questo ranch a vostro piacimento? Possiamo coltivare le fragole? Il bestiame sarà tutto vostro. Solo il bestiame, per il latte. Boh. E vi aiuterò a mandare avanti la baracca. Cosa ne dici? Cioè, ci fa lavorare. È un'offerta più che generosa, ma io non so nulla di allevamento. Saprei cavartela, tranquillo. Hai il classico faccino che piace agli animali. I cavalli lo leccano, gli asini lo leccano, anche i maiali lo leccano. Capre lo leccano. Sono certo che andrà tutto meraviglia. Che situazione assurda. Arrivare bestiame. Per produrre ingredienti usare in cucina. Gli animali vivono in una stalla e si nutrono di mangimi, non di erba. Mi raccomando, diamo il mais alle mucche perché sono state create per mangiare il mais, non l'erba. Che puoi acquistare per accelerare la loro crescita, appunto. Dai anche un po' di... gli ormoni della crescita non ci sono per caso, non so, domando, vaccini anche, non so, le galline possiamo metterle sotto i raggi uva per non farle mai dormire e far sempre fare le uova tutto il tempo. È una cosa un po' moderna, sembra. Nel corso del tempo il bestiame ti fornirà materie prime alimentari. Il bestiame è minacciato dai zigoli. Guarda caso. Nella stalla possono intrufolarsi i topi che rallentano la crescita degli animali. Ma... Allora, spero che ci sarà anche invece la fattoria, allora, a questo punto.
Usa un cane come deterrente per i zigulì e un gatto per tenere lontani i topi. E dai tu. Forse non dovevo dire la parola con la V. Non vorrei avere problemi di questi tempi. Non ho detto niente. Sto parlando di quelli per gli animali. Sto parlando di allevamento moderno, che appunto vengono cresciuti a mais, eccetera. In realtà leggevo che fa venire pure i tumori allo stomaco. Cioè crescono più rapidamente, in un qualche modo, ma non è il mangime. Anche loro sono fatti per avere... hanno due stomaci, sono fatti per mangiare i batteri che si formano dalla decomposizione dell'erba. Perché non è che mangiano l'erba in sé, ma si nutrono dei batteri, un po' come le balene con col krill. Un essere gigantesco che mangia cose che non si vedono nemmeno. Questo è l'uovo. Sì. Quindi anche lui c'è il contrattacco. Vabbè, schivate in aria. Questa io direi che gliela prendo, visto che questo sta sempre a prendersi le botte. Who would have thought we'd be raising animals in a place like this? Since we've decided to stop, we should make use of the opportunity. Do you mean me? It doesn't matter who. E poi vabbè, qui si bisogna tirare fuori discorsi di nutrizione, e, insomma, comunque sono meglio se le galline mangiano gli insetti, i lombrichi e non appunto il mangime, e idem le mucche è meglio se mangiano l'erba. Questo in generale sono discorsi che diventano un po' lunghi dopo. Quindi in teoria ce l'ha... No, non è un gatto, questo è una volpe sempre. Fammi capire, ma dove sarebbe il bestiame? Non c'è ancora. Anche questo è appunto verde, come quell'altro che abbiamo trovato a Uzzebek. Il segreto per allevare un animale sano è trattarlo sempre con amore. La gentilezza non tradisce mai. Gli animali sono sensibili ai cambiamenti dell'ambiente. Bisogna assicurarsi che siano al sicuro e non si spaventino. Leva. Mucca. Miracoloso, ingrassante, velocità di crescita, bestiame cresce più velocemente e raggiunge... vai. Facciamo un maiale, ma il maiale cosa c'è per la camera? Guardi, abbiamo due gatti, ok, maiale, tanto siamo ricchi per ora, anche polmo. Il pollo, il polmo, il famoso polmo. No, questo ci dà le uova, no? Mette di guardia, rimuovi dalla guardia. Intanto teniamo così. Che c'è? Non ne puoi più? Eccolo qua. Due mucche, due maiali. E il gallo e la gallina. Però qua vedo che c'è altro posto, eh. Dai, ti prego, fammi coltivare anche le fragole che mi servono. Il segreto per allevare, eh? Le mani sono sensibili al cambiamento dell'ambiente, bisogna assicurarsi che è sicuro, bla bla bla. Stato di crescita. Si moltiplicano. Ripasseremo, dai. Ok, abbiamo un punto di viaggio veloce adesso. Sempre qua. Sono due settimane che dovevo arrivare ancora la settimana scorsa. La PlayStation 5 invece. Vediamo un attimo. Oh, qui di fattoria non se ne parla. Qui sono sempre le patate. Niente, andiamo a vedere. Dubito che ci farà entrare salmone. Che ci faranno entrare l'aglio. Di solito non funziona così. Qua c'è un altro
corrente. Ma è quello di prima, no? Sì. Ma anche la pesca, vabbè, andremo a pesca, non so quando. Ma... dovrebbe avere delle ricette però che giustifichino veramente. Non mi fa alzare la telecamera. Però potrebbe essere da queste parti. Ah, è nascosto qua. Da demone. Ok. Maybe something's going on in the forest. Andiamo a vedere cosa ci regala. C'è preziosissima. Allora, resta i buffi, vai. Però almeno uno o due ce la siamo persi, secondo me. Almeno due. Appassionato di gufi, achievement. Giacca a vita scarlatta. Giacca a vita blu. Look, it's all the owls we found. I guess this was their way of thanking us for finding them. It looks like they're grouping up by color. Is that a thing? Actually, the color of Dan and Owl's feathers is based on their maturity and their astral energy element. So maybe they stick to certain groups even if they all belong to the same kingdom. Then I guess that means we can tell just how many owls we found. Quindi in non sono, non indicano i biomi in sé. Perlomeno. They seem to be indicano un elemento. Maybe they're thanking us for finding their buddies. Che sguardo che aveva lui. Then again, maybe they're telling us that we have more owls to find. I think the queen is protesting that they shouldn't put undue pressure on us. Sai il gufese? Maybe he's arguing back that we're the only ones they can actually turn to? Right. Which is why the queen is worried about sowing any ill will with us. We'll do our best, so don't worry, I think. Can you understand them? Of course not. I'm just inferring. For some reason, when I hear them talk, that's just what I imagine them saying. Oh, well, credo che lo facciano tutti, pretty close to the mark, at least. Well, don't worry about it. We're not breaking our backs over this. Ma non vuol dire che sia, sia giusto quello che pensi. I think that was a thank you. Seems like it, from both of them. Hoodle seems happy with this. Isn't that nice, Rinwell? Huh? Oh, yeah. Absolutely. Ma se cambiamo armatura? Vabbè, a parte che rimane l'aspetto, però. Sono separate le cose. Perché? Facciamo un controllo. Facciamo anche un salvataggio. Dotazione. Sì, è un... cioè io in fondo posso rimettere anche questo. È più carina bianca, secondo me, però. Questa è carina. Ecco, la vita è sua. Quindi la vita è base. Vediamo un attimo. In realtà non c'è la...
non c'è segnato quella di default, però è questa in questo caso, cioè quella che abbiamo avuto di base, questa è la prima forse. Ok. Torniamo dove eravamo. Colle della lungimiranza si chiama quello là. Ma no, allora torniamo. Qua è proprio il coso. Non c'è più. Non c'è più, scusa. C'è l'abisso. Perché non me lo segnali questo? Ah, ok. We've reached our destination. Sì, no. È la strada traslucida, poi io scelgo uno o l'altro, mentre invece l'altro è l'abisso, quindi è proprio sotto. È un... Lo ritengono zone separate quelle due. Vabbè, qui c'è qualcosa. Se appunto non parlano, le porte sono sempre chiuse, non si può mai entrare. Witcher si poteva entrare ovunque. Witcher 1 in particolare. Niente, questi sono tutti muti. I maialini qua, carinissimi. Ci danno la carne, no? È una rieta come me. Anche qua è solo bellezza, perché praticamente non possiamo andarli su. Andiamo a vedere qua. Si può entrare, si può entrare. Non ci sono guardie. Carino qua. Veramente possiamo entrare. Allora con i bambini, le guardie. Che bello. Sembra un posto, visto così sembra un posto, guarda, sembra un posto completamente diverso dalle altre due. Qui il Lord deve essere, però c'hanno comunque la, però ci ha fatto l'inquadratura sulla pietra. Vishint. Look, Renan soldiers. Do the Renans control this city? I've never seen so many of them in one place before. No. Look at the cores on them. These people are all Danans. They're slaves. If they are, they're awfully well dressed. And they're smiling too. Something weird's going on here. Forgive the intrusion, but if I'm not mistaken, you're newcomers to Elda Menencia, yes? Please, you have no reason to be alarmed. My name is Droshen. I work at the Department for Welfare. Department for Welfare? Welfare. We work to support the day-to-day living of all citizens. Welcoming newcomers to the realm is a part of our job, albeit one we rarely have the pleasure to perform. Let me guess. We get a free pair of shackles as a welcome gift. Perish the thought! Your trepidation is perfectly understandable, but I assure you, our way is quite different. In the past, this realm was no different from any other, and run by a rather merciless ruler. But all of that changed once His Excellency, Lord Dohalim, assumed power 7 years ago. Dohalim? Under him, for the first time in our lives, we Danans were treated with the respect we deserve. Lord Dohalim is adored by Danans throughout the realm, and we serve him with gladness. Dobbiamo ammazzarlo lo stesso. Am I hearing you right? The Danans here willingly serve a Renan lord? Please, see for yourself. You're free to go anywhere you like.
Just ask if you should need anything. What is it? Spit it out. It's just, we came here to free everyone. Uh-huh. But the Danans of this realm are all happy to serve Dol Halim. Are there any walls that even need tearing down? Who cares? That just makes our path to Dol Halim that much clearer. I guess, but... Still, Droshen said we should check things out for ourselves. Maybe we should look around a bit, see what we learn. Everyone is all smiles. I've never seen a city so lively before. Everyone walking the streets looks so calm and happy. I guess it really is true they don't treat Danans as slaves here. Did they actually somehow achieve equality here? And if they did, why? To what end? Something here doesn't feel right. Allora, però loro hanno le pietre, quindi qualcosa raccoglie. Magari raccoglie la benevolenza, non so, la luce. No, la luce, non lo so, qualcosa sta raccogliendo lo stesso questo Lord. Direi che il principio è diverso, nel senso, con gli altri era il fuoco, poi cosa era? La luce, sì. E per quello che era sempre buio. E qua cosa potrebbe raccogliere? Le buone intenzioni. L'amore. Raccoglio l'amore qua. Lo vedremo. Perché infatti io sento puzza e bruciato anche se tutti si comportano come se nulla fosse. Even though they sure want to act like it does. Sarà che non lo dica Sean questo. Lord Dohalim's mind, I wonder. Andiamo a chiederglielo. Niente. Questo cos'è, l'ufficio di informazione alla fine lui? Ah, mi ricordo di te, ti serve qualcosa? Mi hai visto un minuto e mezzo fa. Dove ci troviamo? Questa è Vishin, capitale di Eldemenantia, una magnifica e tranquilla città piena di vita e vegetazione. Sì, dove? C'è un cespuglio. Oh, le palme. L'attrazione principale è il palazzo di Autelina. Ma che nomi strani. Residenza di Lord Dolaim. Le sue politiche ci permettono di vivere liberi dall'oppressione. Serve altro? Qui c'è parecchio movimento. Senza dubbio è ciò che rende speciale questa città. Infatti la schiavitù non è stata abolita, ma il nostro lavoro viene equamente retribuito. Così tutti sono spronati a impegnarsi. È un dittatore illuminato. L'economia è in crescita e la mancanza di cibo e alloggi è solo un ricordo del passato. Tutto merito delle riforme di Lord Dolaim. Ma cos'è? Napoli sotto... come si chiamano? I Borboni? Che in realtà era uno dei posti migliori al mondo. Dopo, leggetevi la storia. Alternativa del risorgimento. Dunque, ti serve altro? C'è un posto dove possiamo riposare. Immagino sarai stanco dopo tanto viaggiare. Sali le scale alle mie spalle e troverai la locanda sulla destra. C'è sempre una ragazza davanti all'ingresso, non puoi sbagliare. La butta dentro di Judgment, questa. I letti sono fantastici, vale la pena provarli almeno una volta. Ma toppi materassi. Ok, basta. Così immensa, ma in realtà praticamente visitabile. Cos'è questo? È la città della coesistenza. Cosa sarebbe? Cioè, vicino il gruppo è visibilmente scosso da una scena apparentemente inconcepibile. Da nani e renani che coesistono armoniosamente. È tutto vero? Oppure c'è sotto qualcosa di losco? I nostri decidono di indagare in città per trovare una risposta a questa domanda. Quindi dobbiamo andare lì? Qui? Ok, vediamo questo un attimo. Finalmente arrivati, la capitale Vishint è un paradiso dell'accoglienza. Si sente bene, chiamo subito i soccorsi. Strano, fuori abbiamo visto tutti feriti, però vabbè, magari nei zivuli. Ma invece, che bello. Vediamo qua la scenetta. O non possiamo vederla? Parla.
Mi piace la tua corazza, soldatone. Soldatino di latta. Posso provarla? La nostra corazza sarebbe adatta persino a un danano come te. E già qua siamo sul razzismo. Ma prima devi crescere. Allora mi impegnerò per diventare grande e grosso, lo prometto. Prima scenetta vista. Volete sapere cosa sto facendo? Sta impollinando a mano i fiori? Curo gli alberi. Forse devi metterti gli occhiali, questi sono fiori, eh. Se non li accudisco con amore, i fiori preferiti di Lord Dolaim non cresceranno mai. Queste sterpaglia sono i fiori preferiti. Il fiore c'è, però il resto sembra erba secca. Mi sembrate sorpresi. È un incarico di grande prestigio da queste parti. Vabbè, ce lo dici te. Ma c'è una missione, ma qui c'è un'altra scenetta. Eccoli qua, che avevamo visto prima. E in più ce ne sono altre sparse. Vediamo un attimo, almeno altre due. E poi vediamo cosa succede. E il soldato, non dovresti essere al lavoro? Non so come vada dalle tue parti, ma qui a Menansia regna la pace, dice il Fante. Non può accadere nulla di male. Ci pensiamo noi. Beh, sì, il Lord garantisce a tutti noi una vita tranquilla. Appunto, oltretutto non ci siamo solo noi, anche le guardie vigilano. Concedimi una pausa senza che caschi il mondo. D'altra parte, se in città regna l'ordine, il merito è anche di voi soldati renani. Siete gli idoli dei bambini, cercate di non infrangere i loro sogni, intesi? Deve essere molto convincente, d'accordo. Finisco di bere e mi rimetto al lavoro. Non è ciò che hai detto, ma... Ok, questo. Vediamo, 1, 2, 3, 4. Ne manca uno. E che? No, appunto il viaggio veloce. Qui. Da qualche parte. Mi è sembrato sentirlo qua. Però fa più 120 frame, la roba. Ne fanno 105. Aureola. Look, Hoodle, one of your buddies. Allora, non riesce a avere neppure un goccio in più. Vabbè. Immagino siate dei viandanti, giusto? È un piacere avervi qui. Un batticcio l'ha visto il nostro strano drappello. Non hai notato che c'è una renana tra noi? Ti sorprende, forse è una rarità sudana, ma qui a Vishint è una situazione quanto mai ordinaria. Ehi, è la direzione giusta per il palazzo? Direi proprio di sì. Se posso darvi un consiglio, tuttavia il centro addestramento è più adatto a voi, a giudicare il vostro aspetto. Adesso mi sta venendo in mente un'idea, adesso. Centro addestramento, dici? Sarebbe una di quelle arene dove si organizzano combattimenti e l'ultimo sangue tra sconosciuti per diletto? No, niente affatto, lì così si hanno le pacche sulla spalle. Non è nulla di tanto orribile, è un vero e proprio centro addestramento. È vero, un tempo era un luogo macabro, dove gli schiavi erano costretti a combattere contro altri schiavi o contro i Zigur. Colosseo, praticamente. Quando è salito al potere Lord Dolaim, ha posto fine a questo spettacolo deplorevole. Stai dicendo che è merito di un Lord Renano? Da allora la struttura è stata rinnovata e ha riaperto i battenti come centro d'addestramento e tutt'oggi conserva questa funzione. È pensato principalmente per la guardia di Menansia, ma è aperto a chiunque voglia usufruirne. Chiunque, danani inclusi. Certo, per me è troppo impegnativo, ma se vi interessa affinare la tecnica vi consiglio di andare a visitarlo. Magari sblocca qualcosa. Addestramento per tutti. Sto dicendo, mi è venuta in mente una cosa. Alcuni animali hanno raggiunto l'età adulta. Così, tanto per... Non dico ridere, ma armatura della pace, extra... Che bello. Aspetta. Però possiamo fare... Aspetta.
Dov'è? Ah, che era solo, occhiali, benda. Aureolo. Dai, praticamente se fossimo in AD&D lui è proprio il legale buono. Sei più buono di così. Però ecco, non la veste stracciata, però nera, no, eh. Doveva essere bianco. E non stracciata. Mi scusi signora, che programmi ha stasera per cena? Con chi stai parlando? Ma chi stai parlando con Sean? C'è un salvataggio. A parte che dobbiamo anche andare a fare un giro dagli animali. Più avanti troverete la tenuta del palazzo di Autelina, la residenza di Lord Dohaim. Potete avvicinarmi, ma comportatevi con decoro. Credo che ci faccia entrare. La tralala, devo curare i fiori perché crescono belli e profumati per Lord Dohaim. Ma sai che la sensazione è veramente... Se non fosse cartoon, avesse dei shader meno cartonosi, sembrerebbe di essere qua e... Trasmette abbastanza una sensazione di lusso, ma anche di star bene, no? Come dire. Di benessere, sì. Non benessere economico, ma benessere anche dello spirito. Ti senti bene, eh? No, stavo solo pensando a come approcciare la giardiniera che sta curando quegli alberi. Ti piace la banana, eh? Come osi avvicinarti all'improvviso? Peccia di Dana. Aspetta. Non perdere tempo, te ne pentirai. Forse è il momento giusto per avvicinarla. E tu chi saresti? Sparisci, furfante. Cioè, io ho detto di andare a avvicinare. Vedi che non è tutto l'oro che luccica? Questo. Guardarti non mi sembri di un altro regno. Perché insiste ad accogliere tutti? Il Lord deve essere impazzito. Ah, loro, queste guardie sono quantomeno contrarie, diciamo. Là c'è la sala d'addestramento, presumo. Volete trasferirvi qui? Sì, qui nel palazzo, si può? Se siete interessati a stabilirvi in città, rivolgetevi all'addetto alle pratiche di cittadinanza che trovate più avanti. Non temete, vi fornirà tutto l'aiuto necessario. Ho l'onore di proteggere Lord Dohaim da qua? Ti chiama col telefonino se ha bisogno di aiuto. Should we really take this? Sì, vuoi lasciarla lì. Onestamente nutrivo molti dubbi sulla convivenza con i Danani, ma alla fine ci si abitua. Che qualcuno, insomma, ha accettato, qualcuno no. Questo momento è notte, quindi... Adesso non vuole neanche rivolgerci. Questo cos'è? Questo è il palazzo di Autelina, la residenza di Dohaim, Lord... Palazzi forse di Asburgo, possono essere un po' così. Potrei sbagliarmi. Lord di Menansia. L'accesso è sicuramente proibito a chiunque non possiede l'autorizzazione di sua signoria. Allontanatevi, per cortesia. Se io ci provo, cosa c'è? È sbarrata, va bene. Mamma mia, questa cosa qua. Ci deve essere un fix su PC che fixa questa cosa qua. Beh, non è possibile vedere questo. Cioè, voglio dire, non siamo mica sullo Switch. Però, e fa anche altre cose. Dovrei guardare, ma vabbè. Non è che si muoia, dipende anche cosa che fai realmente. Avete un appuntamento a palazzo, in tal caso rivolgetevi al Danano da quella parte. Preferisco che non abbia niente da dire, così facciamo prima questo. Pave, sei qui per richiedere accoglienza? Sembra un bel posto in cui vivere. Lo spero, per noi è motivo di vanto. Le pratiche per l'immigrazione possono essere avviate anche in un secondo momento, non c'è fretta. Goditi della città. Tornando a Napoli, era una città ricca. È una delle più avanzate in tanti sensi, era stata una dei prime anche col
col tram, in tanti sensi era bellissima, però sono successi dei casini dopo. Abbiamo ancora alloggi, per cui non è necessario decidere subito. Vabbè, ecco qua, questa è un'altra. Siete incuriositi dai miei abiti? Sentirete a crederlo, ma posso permettermeli. Ora noi danani siamo equamente retribuiti per il nostro lavoro. Anche un po' di più, forse. È tutto merito di Dolain. Okay, per ora tutte notizie favorevoli, positive.